Chicco Torti, vicepresidente di HS Lederton, in rappresentanza della società, visto che Fabio Toso ha dovuto lasciare anzitempo il nostro stadio e assente anche Cavaliere. Chicco viene a parlare ai nostri microfoni in un momento molto delicato, insomma, la quarta sconfitta consecutiva, la squadra è anche poco fortunata, visto che si prende gol al 90esimo, però c'è da dire qualche mea culpa è da fare nel momento del pareggio, rimanere in 10, purtroppo sono cose che cambiano la gara. Ma credo che oggi la squadra abbia fatto una partita buona, insomma, sotto l'impegno agonistico, della voglia di fare risultato, ci siamo stati. Poi gli episodi nel calcio decidono le partite, prendere gol così in un momento già difficile non è bello, ma teniamo duro e vedremo domenica di cercare di fare risultato. Certamente aiutati che Dio ti aiuta. Certo, e quindi serviva tantissimo questo pareggio, vero Chicco? Serviva tantissimo per il morale, perché e allora adesso il morale è sotto i tacchi, però il calcio è questo, è troppo facile imputare sempre solo all'allenatore. Certo. La colpa io la voglio dividere tra tutti, di questo momento, è un momento difficile, ma tutti abbiamo le nostre responsabilità, non solo il mister, e quindi guardiamo avanti. È difficile questo momento, ma sono convinto che lo superiamo. Chicco, tra i tanti colloqui che avete avuto, sappiamo, nelle scorse settimane, insomma, il momento delicato vi riunisce molto. Vi siete dati una scadenza, un qualcosa per il cambio rotta? Che cosa, di cosa si sta parlando? Ma noi ci confrontiamo sempre, sia quando vinciamo e sia quando perdiamo. Quindi i confronti sono all'ordine del giorno. Vedremo. Adesso, dopo la partita, è sempre brutto. Certo. Già puoi essere lucida, mente fredda e vedere... parlare tra di noi, vedere le situazioni, vedere cosa possiamo migliorare, cosa possiamo fare per uscire il prima possibile da questa situazione. I ragazzi, ripeto, ce l'ha messa tutta, non abbiamo niente da recriminare oggi alla squadra. Che comunque nell'atteggiamento, rimarchi, ti è piaciuto per come è entrato in campo e soprattutto come nella ripresa ha voluto cercare di portare a casa quel pareggio. Ma sì, certo, ce l'abbiamo messa tutta, l'avevamo anche quasi portata a casa il pareggio, perché ormai purtroppo il calcio è questo. Il calcio è cattivo delle volte, è la quarta partita che prendiamo gol nei minuti finali e la perdiamo. Sì. E purtroppo quei punti adesso pesano. I punti pesano, dobbiamo migliorare velocemente. Assolutamente. Secondo te più divario tecnico nelle difficoltà, più limitazione mentale? Insomma, il Dertona l'abbiamo visto a inizio campionato giocare anche bene, fare delle cose ottime con dei giocatori di livello, perché adesso sembra screditare qualunque, ma i giocatori che mette in campo il Dertona sono di ottimo livello e oggi sono partiti sempre un pochettino, no, col freno, con l'impressione di non volerla perdere perché il momento è troppo delicato. Ma sai, quando i momenti sono difficili, poi è difficile tutto. Certo. E quando invece c'è il vento in poppa, è facile tutto. Chiaro che ci serve una scintilla al più presto. Oggi poteva essere una buona scintilla questo pareggio contro una squadra attrezzata, una squadra forte come tutte. È andata male, ci riproviamo domenica con tanta convinzione. Domenica Imperia decisiva per i bilanci? Ma non lo so, noi ti ripeto, adesso viviamo la giornata, vediamo la partita di domenica, poi ci penseremo, vedremo come va domenica. Tanto questi ragazzi oggi non meritano un plauso per come hanno intrapreso la partita, perché ho visto una squadra che ha fatto di tutto per far risultato. Grazie Chicco Torti. Niente, a voi, ciao.